In questi giorni si parla molto, moltissimo del mercato della Juventus. Ogni tanto vengono fuori delle notizie che francamente sono, io credo, abbastanza strane da analizzare, ma anche e soprattutto da interpretare. Perché sono giorni che si parla di Juventus che può mettere sul mercato Vlahovic, che può mettere sul mercato Chiesa, che può mettere sul mercato Ealing, giocatori forse i più forti di questa rosa. Potrebbe addirittura mettere in vendita gente come Bremer, arrivata solo lo scorso anno. Quindi giocatori forti e che hanno mercato. Ecco, la notizia di oggi, francamente, da questo punto di vista mi lascia abbastanza basito e vorrei parlarne con voi qui sotto nei commenti perché mi piacerebbe aprire un dibattito su questa vicenda. Quindi analizziamo il tutto qui su FCM News Sport. Come sempre vi ricordo che qui sarete costantemente aggiornati sulle vicende della Juventus. Quindi se vi va, iscrivetevi in maniera del tutto gratuita, attivate la campanella e supportateci con un semplice like. Soprattutto prendete questo spazio qui sotto e dei commenti e sfruttatelo per proprio parlarne insieme di questo argomento. Qual è l'argomento? Quello che riguarda la Juventus, che avrebbe avuto negli ultimi giorni un incontro con il Galatasaray, con dei addirittura il presidente del Galatasaray che sarebbe incontrato con la Juventus, e si sono fatti vari sondaggi, si è parlato di Zaniolo, si è parlato di McKennie, ma attenzione! Perché la notizia importante è che, e questa è una roba che francamente a me ha fatto saltare la sedia, e vi dico ora il perché. Il Galatasaray avrebbe chiesto, secondo appunto varie fonti, se ha parlato anche la Gazzetta dello Sport, di un interessamento oltre che per McKennie, anche per Moise Kean. E secondo la Gazzetta dello Sport, Moise Kean avrebbe, o meglio, ovviamente avrebbe dato due di picche, perché, o meglio, il Galatasaray l'avrebbe scelto come erede di Icardi. Perché il Galatasaray ha preso Icardi in prestito, tornerà al PSG e quindi non ha la possibilità di riacquistarlo. E allora il Galatasaray, per cercare l'erede di Icardi, potrebbe richiedere Kean. Ma avrebbe ricevuto, sentite questa, il 2 di picche da parte della Juventus perché ritiene l'attaccante italiano incedibile. Cioè, la Juventus, che non ritiene incedibile Vlahovic, giocatore acquistato per 75 milioni di euro dopo una stagione e mezza meravigliosa alla Fiorentina. Ma non solo per quello, perché lui vede le caratteristiche importanti, perché lui vede il secondo classe 2000 dopo Haaland, perché lui vede l'attaccante perfetto per andare a colmare quel vuoto di bomber lì davanti, e lo prende. Ma nonostante ciò, dopo questa stagione è incedibile. La Juventus mette sul piatto, e quindi non ritiene incedibile, Federico Chiesa, giocatore simbolo di questa squadra, che ha avuto un infortunio, che lo andrebbe a vendere quest'estate a fronte di una valutazione bassa, perché oggi Chiesa vale poco, esattamente come Vlahovic, non possono valere 80 e 70 milioni. Solo un folle spenderebbe queste cifre per questi due giocatori dopo questa stagione. Ma nonostante ciò, la Juventus, secondo tutti questi giornali, potrebbe venderli, perché nessuno è incedibile. E quindi non è incedibile neanche un giovane che è venuto fuori, emergente, come Samuel Ealing Junior, perché Ealing è un giocatore che può avere mercato e quindi lo puoi vendere. E non è vendibile e non è incedibile, pardon, neanche Bremer, che è un giocatore che è arrivato solo la scorsa estate, ma già può essere ceduto perché per questioni di bilancio la Juventus può vendere tutti. Però, quando il Galatasaray ti chiede Moise Kean, giocatore che io veramente continuo a credere che abbia veramente de dei protettori importanti lì su, perché è impossibile che Moise Kean possa prendere queste cifre e valere così tanto. Nonostante ciò, il Galatasaray ti chiede informazioni per Kean e tu dai due di picche. Cioè, su Vlahovic ci ragioni e valuti anche contropartite. Su Chiesa ci ragioni e valuti delle operazioni anche in ribasso. Su Bremer potresti ragionarci. Su Ealing, l'unico che salta l'uomo in questa squadra, che è un giovane, che è promettente, lo puoi anche vendere. E invece su Kean dai due di picche. Ora, o c'è qualcosa che non va nella comunicazione e nel racconto che ci stanno facendo di questo calciomercato estivo, oppure ci stanno prendendo in giro. Perché? Oppure chi fa mercato la Juventus, Manna, o chi per lui, è un attimo confuso. Perché non è possibile che i migliori giocatori di questa rosa hanno mercato e sono sul mercato, e non, o più che sono sul mercato, non sono considerati incedibili, mentre di fronte all'interesse del Galatasaray per Moise Kean tu dai due di picche. Perché c'è qualcosa che non va. Tra l'altro, in quale periodo storico? Il periodo in cui devi fare cessioni, perché tu deve cedere, in cui hai appena preso Milik, quindi comunque se ti tieni Vlahovic e hai preso Milik, hai già due punte, e non sono due punte qualunque, sono due punte di alto livello. In un attacco in cui hai anche Chiesa, in cui devi sostituire Di Maria con un altro giocatore, ma hai Ealing, hai Kostic, cioè offensivamente la Juventus, secondo me,
può valutare delle opzioni, ad esempio quella di, mi viene da pensare, quella del buon Zaniolo, che si sta valutando proprio con Galatasaray e si sta parlando di un eventuale scambio con McKennie. Tra l'altro si parla di questo incontro tra Juve e Galatasaray, è stata registrata la volontà del Galatasaray di acquistare a titolo definitivo Weston McKennie e la disponibilità a parlare di un ritorno di Zaniolo in Italia, un ritorno di Zaniolo in Italia che era secondo me anche abbastanza preventivato, perché è chiaro che Zaniolo è andato al Galatasaray dicendo: signori, sì, io vengo, però appena c'è un'italiana che mi chiama io vi saluto, ed infatti ha fatto subito storcere il naso a tutti l'inserimento nel contratto di Zaniolo di una clausola rescissoria da soli 35 milioni. Questo è un messaggio evidente alla società: io vengo, però se c'è un acquirente italiano lasciatemi anche andare. Ecco, però chiaramente il Galatasaray un po', diciamo, non ci sta a venderlo a cuor leggero, cioè dice: sì, però magari prima ci facciamo il turno preliminare di Champions League, magari ci aiuti anche a passare il turno, poi dopo se ne parla, Juventus vorrebbe anticipare i tempi. Ecco, però se tu hai delle fortune nella vita le devi cogliere, e se hai la fortuna di avere un club come quello del Galatasaray che ti chiede in una sola estate Alexandro, McKennie e Ken, tu devi, esattamente come hai fatto 2 anni fa col Tottenham, quando hai avuto la fortuna che il Tottenham ti prendeva Bentancur e Kulusevski, e grazie a quegli acquisti grazie a quelle cessioni hai fatto altri acquisti importanti. Ecco, quando hai questa fortuna la devi cogliere. Nella vita è una questione di fortuna occasioni imperdibili. Questa è un'occasione imperdibile per la Juventus: vendere, piazzare questi 3 giocatori che, ricordiamolo, hanno deluso, sono al di sotto di quelle che sono le prestazioni e soprattutto sono molto costosi, perché Alexandro guadagna 6 milioni e mezzo, perché McKennie ne guadagna 2,5-3 e perché Ken ha un ingaggio da 3 milioni e mezzo. E Ken, diciamoci la verità, in quale grande squadra potrebbe giocare in Italia e in Europa? In nessuna. E perché la Juventus avrebbe interesse a tenerlo? E perché in una nazionale italiana che è priva di attaccanti e che convoca addirittura Retegui dall'Argentina per cercare una punta, non convocano Moise Kean? Ci sarà pure un motivo se Kean non gioca neanche nella nazionale in cui non c'è nessuno. Cioè una nazionale che ha un enorme problema di attaccanti, che è chiara ed evidente ed è palese, e tu, di fronte a una richiesta per Moise Kean, che non va neanche a giocare nella nazionale in cui si deve andare a cercare Retegui dall'Argentina pur di trovare un attaccante, tu di fronte alla richiesta dici no, perché è incedibile. Ripeto, ogni tanto queste informazioni vanno prese, calcolate, analizzate e interpretate. In questo tipo di situazioni è difficile anche dare un'interpretazione logica, perché credo sia molto molto difficile. Staremo a vedere, anche perché poi ricomporre la copiata Zaniolo-Ken, sappiamo che insieme questi due ne hanno combinate extracampo, staremo a vedere. Io vi saprei, pensate voi intanto se cedereste Ken, che ne pensate di Ken in generale, se è un giocatore che secondo voi conviene tenere oppure no. Soprattutto in una Juventus, ha senso una Juventus che pensa di vendere Vlahovic dopo questa stagione, quindi venderlo a cifre più basse rispetto a quello che ha acquistato e ritenere incedibile Ken? Ha senso tutto questo? Ditemi la vostra. Questo è tutto.